Chi non conosce il castagno, una pianta che può vivere centinaia di anni, dispensatrice di quel frutto prelibato che è la castagna. E ci sono un paio di leggende che voglio raccontarvi riguardo appunto a questa pianta, al castagno. Si narra che la gente, i popoli, le persone erano in difficoltà, non avevano cibo e si misero a pregare Dio affinché li aiutasse a sopravvivere dandogli qualcosa da mangiare. Ebbene Dio, impietositosi, diede loro il castagno. Ebbene, il diavolo, geloso di questo dono, fece in modo di rendere difficile l'estrazione del frutto, tramutando l'esterno, del frutto stesso, in un riccio. Quindi all'interno c'è il frutto e all'esterno c'è il riccio che punge le mani e rende difficoltoso all'uomo l'utilizzo di questo frutto prelibato. Un'altra leggenda, questa è una leggenda pagana, diciamo che deriva dall'antica Grecia, dove si racconta che Artemide, la dea della caccia, cercava di sfuggire alle avance di Zeus, sapete, questo dio donnaiolo, non si faceva scappare né uomini né donne, e si era invaghito di Artemide, la quale non voleva perdere la sua purezza. Quindi, cosa fece? Si tramutò in castagno, casta, castagno, Artemide. Riuscì così a restare casta perché Zeus non si accorse di questa sua trasfigurazione in pianta, in castagno. E quindi casta, Artemide casta, restò vergine in pratica. Questa è la storia. Io non ci credo naturalmente, comunque, questa è la storia. Bene, un'altra cosa per concludere è che fino alla fine del 1800, quindi fino, si può dire, ai primi anni del 1900, quando si faceva fatica a vivere, campagna era dura. Inverni erano duri, ebbene la castagna era l'alimento dei poveri. In inverno si utilizzava questo frutto prelibato per supportare la mancanza di altri generi alimentari, quindi questo è molto molto importante, naturalmente, ciò che ci dà la natura, il rispetto della natura. La natura ci permette di poter vivere in simbiosi con essa, bisogna solamente saperla rispettare. Bene, spero che vi sia piaciuta questa breve, sì, storia che riguarda il castagno.